Sei sempre stato il custode dei segreti e delle confidenze di tutti i tuoi amici. E magari hai passato letteralmente ore ad ascoltare le persone che ti parlavano di tutti i loro problemi, che ti ributtavano addosso tutte le loro confidenze. Bene, forse lo psicologo è il mestiere che meglio ti si addice. Ciao, io sono Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, un istituto che eroga master. La mia missione personale è portare i ragazzi al raggiungimento del proprio potenziale professionale. E questo perché io sono fermamente convinto, e nessuno mi toglie dalla testa, che la realizzazione di un individuo passi attraverso il suo contributo nel mondo del lavoro. E quindi questi video hanno lo scopo di aiutare i ragazzi, di aiutarti magari a prendere quella decisione, a compiere quel passo magari in quel momento della vita in cui si è davanti a un bivio: cosa farò nella mia vita? E facciamo un po' di approfondimento sui mestieri, sui lavori, parliamone nei commenti. Quindi se questa idea ti piace, iscriviti al canale, lascia un commento e fammi una domanda rispetto a questo mestiere o su qualche altro mestiere di cui vuoi approfondire magari alcuni aspetti. Volevo raccontarti anche velocemente perché faccio questi video. Ho iniziato a farli su TikTok e sono questi qua, video piccolini di 50 secondi dove parlo di mestieri, perché comunque mi interesso molto nel portare, come ti dicevo prima, i ragazzi alla consapevolezza professionale. Ecco, però facendo questi video e cercando di soddisfare l'algoritmo, quindi 50 secondi di video, non riuscivo a essere molto preciso e ho tante richieste, mi dicevano: Marco, per favore, puoi approfondire. Ok, allora facciamo dei video YouTube di approfondimento dove rimangono sempre quei video short, diciamo, per fare un po' più di engagement, e qua cerchiamo di andare un po' più nello specifico, quindi spero che veramente ti piacciano. Ok, parliamo dello psicologo, però prima di tutto dobbiamo fare una distinzione, ovvero la distinzione tra psicologo, psichiatra e psicoterapeuta. Infatti, sebbene siano tutti professionisti della salute mentale, hanno compiti con dei limiti ben delineati. Per esempio, lo psicologo, che è il professionista con una laurea in psicologia e che ha, diciamo, l'abilitazione dallo Stato a poter compiere appunto il lavoro da psicologo, si può occupare di diagnosi, oltre che di tanti altri aspetti che riguardano la psicologia. Quindi lo psicologo si ferma alla diagnosi o alla ricerca. Lo psichiatra invece è un medico, quindi ha studiato medicina ed è anche, diciamo, abilitato a dare delle terapie che riguardano i farmaci, per l'appunto. Invece lo psicoterapeuta è uno psicologo oppure uno psichiatra che è specializzato in psicoterapia, ovvero ha fatto una scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR che dura più o meno 4 anni e può in questo caso fare una psicoterapia, ovvero può prescrivere una terapia appunto come psicoterapeuta. Quindi lo psicologo si occupa di fare una diagnosi e può fare un consulto psicologico. Lo psichiatra può prescrivere anche antidepressivi, antipsicotici, ansiolitici e altri psicotropi, e invece lo psicoterapeuta può fare una psicoterapia. Sia lo psicologo che lo psichiatra possono anche essere psicoterapeuti, ok? Questo è per fare una chiarezza. In questo video comunque parleremo dello psicologo psicoterapeuta. Partiamo da cosa fa lo psicologo. Allora, abbiamo detto che fa valutazioni cliniche per determinare la presenza di disturbi mentali o emotivi, e questo lo fa tramite dei colloqui, delle interviste, facendo dei test, delle osservazioni, e poi infine può formulare una diagnosi. Una volta fatta la diagnosi e in caso di psicologo o psicoterapeuta, si occuperà anche di una psicoterapia, ovvero offrire una consulenza e terapia psicologica per gestire i problemi emotivi, comportamentali e relazionali che hanno appunto i loro pazienti. Ne esistono di diversi tipi: terapia cognitivo-comportamentale, psicodinamica, familiare, ce ne sono molte altre. Ma oltre all'aspetto clinico, lo psicologo si occupa anche di fare ricerca, ed è molto importante il ricercatore nell'ambito della psicologia, perché comunque si occupa di sviluppo infantile, adolescenziale, sociale, insomma, è una parte molto importante della ricerca che in Italia comunque è anche abbastanza, come dire, all'avanguardia. Vediamo anche dove può lavorare uno psicologo.
Allora, ci sono diversi ambiti. Oltre alla clinica classica, si può lavorare nelle scuole, nelle aziende o all'interno delle organizzazioni, con gli atleti in ambito sportivo, negli ospedali e anche in ambito forense, quindi fornendo consulenza a avvocati, giudici e magistrati. Ora però guardiamo l'aspetto che è un pochettino più interessante. Come si diventa psicologo? Cosa devo fare? Beh, è ovvio che dobbiamo prima avere un diploma. Il diploma ovviamente può essere di qualsiasi tipo. Io ovvio che potessi consigliare, direi sempre fai o il classico o lo scientifico, che comunque ti preparano allo studio. Però diciamo, dando per scontato che comunque si passi il test per entrare a psicologia, basta cercarsi una facoltà che appunto rilasci questa laurea magistrale. Sebbene molti siano attratti da psicologia proprio perché c'è questo ambiente che alcuni definiscono un po' hippie, almeno io che sono qua di Torino, c'è Palazzo Nuovo dove c'è psicologia e tutti quanti un po' hanno questo sogno di entrare a psicologia perché c'è questo ambiente un po' così. Però in realtà ci sono degli esami che sono molto difficili, per esempio tecniche di ricerca ed analisi dei dati, psicologia generale, psicobiologia e psicologia dinamica, sono molto tosti, quindi non bisogna prenderla alla leggera. Supponendo che tu abbia fatto tutto bene e discusso la tua tesi, avrai la tua laurea. Prima era previsto un esame di stato, ma dal 2023-2024 questa laurea diventa abilitante. Rimane obbligatorio iscriversi all'ordine degli psicologi della tua regione, ovviamente, per poter lavorare, altrimenti non è legale esercitare la professione. Qui voglio aprire però una piccola parentesi. Perché ho detto che non è legale esercitare la professione? Perché in Italia e in tutto il mondo esistono tantissime figure che si spacciano per psicologo, anche se non lo dicono. Ti faccio l'esempio di tutti i santoni guru della situazione, che è un grosso problema perché queste persone non hanno studiato, quindi non hanno un ordine che controlla, un collegio che esercita una supervisione, dei colleghi, insomma un'etica. Lo fanno in forza del fatto che queste persone magari capiscono un po', sono empatiche, riescono a entrare in sintonia con le delle persone. Ti faccio un esempio: il CICAP è bravissimo nel combattere queste cose, il classico medium che va dalle persone che stanno soffrendo perché hanno perso qualcuno e si propone di aiutarli mettendoli in contatto con queste persone, ma alla fine in tutto e per tutto è solo per prendergli dei soldi oppure per esercitare il proprio ego come santone riconosciuto dagli altri. Quindi sono cose molto pericolose che bisogna prendere bene 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 le distanze. Quello non è essere uno psicologo, quello non è aiutare le persone, ma quello è truffare. Ma ritorniamo alla psicologia. Quali sono i migliori atenei in Italia? Allora, in ordine, La Sapienza, Università di Roma, Alma Mater Studiorum di Bologna e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Chiaramente, se nella tua città c'è un'università di psicologia, io ti consiglio di andare lì per comodità. Non è che una migliore università farà di te un miglior psicologo o psicoterapeuta, però diciamo che può aiutare. Chiaramente, se sei in una condizione che nel tuo paese non ci sono università di psicologia, quindi devi spostarti, scegli una città che abbia una buona università, così perlomeno ti fai delle buone fondamenta. Ora parliamo però del mercato del lavoro. Quindi, una volta finito tutto questo, finito anche il bellissimo periodo universitario, dobbiamo andare a lavorare. Secondo le statistiche più recenti, il tasso di occupazione per i laureati in psicologia ad un anno dal titolo si aggira intorno al 45%, per salire poi al 79% a 5 anni dal conseguimento del titolo. Quindi in Italia oggi riconosciamo 60.000 psicologi, mentre 110.000 sono i laureati in psicologia. Quindi, cosa capiamo da questi dati? Allora, la metà in assoluto molla subito, ok? Quindi persone che si laureano mollano e solo il 50% trova lavoro. Passa al 79% dopo 5 anni, perché sono persone che comunque in quella fascia di tempo fanno una specializzazione, quindi magari il primo anno non lavorano, fanno la specializzazione e quindi poi lavorano come psicoterapeuti. Ecco perché il mio consiglio è proprio quello di intraprendere la specializzazione, non per togliere qualcosa a chi è solo, e dico solo proprio per specificare questo dato che sto andando a esprimere, solo uno psicologo, ma perché conviene avere entrambe
diciamo, le figure professionali, di modo che con lo psicoterapeuta io posso fare lo psicologo, mentre solo con lo psicologo come laurea non posso fare lo psicoterapeuta. Quindi per decidere meglio, per lavorare meglio, è bene fare questo piccolo sforzo in più se se ne hanno le possibilità. E i dati lo dimostrano, quindi il 50% abbandonato. Ed emerge proprio quando ci si ferma alla magistrale. Quindi la chiave in questo mestiere, se vogliamo dare una lettura ancora ai dati, è evolversi come professionista e soprattutto studiare e praticare più degli altri, che questo fa veramente la differenza. Infatti, il secondo scoglio nel mondo del lavoro di questo mestiere è la forte concorrenza. Basta aprire per esempio un portale, ce ne sono tanti, di ricerca medici, ricerca professionisti sanitari, dove si può vedere quanti ce ne siano uno di fianco all'altro. Bene, questo fa capire che c'è una forte concorrenza, però ci fa anche capire che le persone che lavorano bene sono intasate. Infatti basta guardare i calendari di queste persone e si vedrà che non hanno assolutamente spazio. È un altro problema di questo mestiere, ovvero che tu vendi il tempo a ore. Sto parlando di chi fa il clinico proprio nel vero senso della parola, quindi la classica persona che ha lo studio e, come si vedeva nei film, quella chaise longue fa sedere il paziente, anche se questo è un po' un mito, molto spesso si sta su una sedia, però per intenderci quel tipo di professionista. E poi c'è un altro tipo di concorrenza che un po' è emersa durante il Covid, ovvero la psicoterapia a distanza. Ci sono un sacco di portali che fortunatamente hanno fatto questo tipo di scelta perché in quel momento specifico serviva, ma che poi, diciamo, per alcuni sono diventati un problema. Perché è vero che sì, offrono una consulenza molto semplice, perché non devo uscire di casa, quindi non mi devo esporre e ho direttamente subito il mio terapeuta di fronte. Dall'altra parte però è, diciamo, che sfugge un po' dalla regolamentazione regionale. Ecco, questa è una cosa che un pochettino si sta discutendo, però fortuna che ci siano, e comunque l'evoluzione del mercato digitale non si può fermare, quindi è normale che si stia andando in quella direzione, ma è anche vero che i bravi professionisti sono sempre intasati, quindi questo significa che bisogna studiare più degli altri, praticare più degli altri e diventare assolutamente le persone più brave nel proprio mestiere. Ma ora parliamo di stipendio. Quanto guadagna uno psicologo? Bene, allora, non guadagnano tantissimo rispetto alla media nazionale. In Italia uno psicologo mediamente porta a casa 37.800 euro lorde l'anno, oppure 19,38 euro l'ora, che sono un po' bassine. Ma questo perché? Dobbiamo pensare che è molto sproporzionato. Ci sono una grossa fetta di professionisti che operano in questa fascia di prezzo e ce n'è una fetta più piccola, che sono quelli di cui parlavamo prima, che invece percepiscono paghe ben più alte, quindi stiamo parlando anche di 70-100 euro l'ora, e queste persone, i senior, guadagnano anche 66.000-70.000 euro l'anno. Parlando invece di quello che si può fare all'estero, per fare un esempio, in Svizzera uno psicologo, psicoterapeuta può arrivare a guadagnare 6.930 euro al mese e in Germania 4.130 euro al mese, cifre un pochettino più alte. Ma adesso invece entriamo nel dettaglio della professione. Cosa serve davvero per fare lo psicologo e lo psicoterapeuta? Passiamo a parlare un pochettino di hard skill. Allora, gli hard skill sono quelle cose che io dico sempre tu devi avere assolutamente per forza, ovvero la main skill di questo lavoro è la capacità di condurre valutazioni psicologiche, tra cui fare test, interviste, diagnosi, valutazioni comportamentali e formulare diagnosi per i trattamenti psicoterapeutici appunto appropriati. Ecco, in questo tu devi essere bravo, devi essere bravissimo, ma non pensare che tutto si fermi qua, ovvero sono un bravissimo psicologo perché sono bravo nella main skill di questo lavoro. Assolutamente no, ci sono molte altre cose che faranno di te un bravo professionista, come per esempio l'etica. L'etica è quella cosa che per cui, se venisse mio cognato da me in studio a dirmi Marco, sto tradendo tua sorella, io ho un problema etico in quel momento. Perché? Perché non dovrei mai aver dovuto ascoltare a livello professionale un mio parente, un mio amico stretto, avrei dovuto riferirlo a un collega, proprio perché non mi devo trovare in queste condizioni dove emotivamente posso prendere una decisione etica sbagliata. Quindi l'etica è importantissimo.
Però quello che dico io è che per fare bene questo mestiere bisogna avere delle soft skill che sono assolutamente primarie. Parliamo semplicemente già solo dell'empatia, perché è fondamentale per comprendere, un po' condividere le emozioni del paziente, per stabilire anche una relazione positiva. Senza l'empatia io questo mestiere non lo posso fare. Un'altra cosa importantissima da tenere in considerazione quando si fa questo mestiere è la comunicazione. Quindi non basta essere empatici, bisogna anche saper comunicare, perché è ovvio che se devo darti poi dei consigli sulla terapia, sul da farsi, anche per capire meglio quello che tu vuoi comunicarmi, devo fare le domande giuste. E quindi qua scatta la regola principale della comunicazione. La responsabilità di una comunicazione è sempre dal mittente, ovvero il mittente è responsabile, il destinatario non è mai responsabile, quindi sta a me assicurarmi di aver detto le cose nella maniera corretta, ok? Quindi questa è una dote che dobbiamo assolutamente avere, perché sennò rischiamo di non riuscire a fare al meglio questo mestiere, che comunque si basa su fiducia e comunicazione. Ecco, un altro punto interessante che possiamo considerare una soft skill indispensabile in questo mestiere è l'adattabilità. Abbiamo di fronte persone, le persone hanno migliaia di sfaccettature, soprattutto quando stiamo parlando anche di problemi emotivi, problemi che possono essere legati anche a delle patologie. Quindi in questo caso devo essere molto bravo ad adattarmi a chi ho di fronte, ed è necessario saperlo fare al meglio per poter portare al termine con successo il nostro piano di cure. Ecco, un'altra cosa importante è la pazienza, perché è un lavoro che porta molto stress. Ho fatto parecchie interviste a chi fa questo mestiere. Comunque, oltre al distacco che bisogna a un certo punto avere, ci va molta pazienza, proprio perché è un lavoro dove bisogna scavare con calma, ripetere e, insomma, piano piano arrivare al punto. Non è una cosa che si fa in un'ora. Molti pensano che vado a fare terapia e ci vado una volta sola, no? È un percorso a volte lunghissimo e il professionista deve essere molto paziente, perché ogni volta si deve ricordare chi ha di fronte, cosa hanno fatto la volta prima, deve ricordarsi come trattarlo nel punto di vista proprio anche come persona. Quindi è stressante, molto stressante, soprattutto perché poi molto spesso ti puoi trovare nella condizione di aver fatto un grosso lavoro dove anche tu emotivamente ti sei impegnato e tutto, e questa persona poi sparisce. Anzi, molto spesso capita, quello che mi hanno raccontato nelle interviste che ho fatto, e quindi questo ti potrebbe portare dello stress. Quindi bisogna essere molto bravi, avere il supervisore, colleghi che ci aiutano, e avere il giusto distacco dal mestiere. Diciamo che, visto questo, secondo me abbiamo visto quello che è forse il lato più importante per fare questo mestiere. Chiaramente ci possono essere molte altre difficoltà, quindi proprio anche dall'accesso alla facoltà, che spesso sono a numero chiuso, a degli esami che sono molto difficili, la concorrenza, come abbiamo detto prima, che comunque non ti dà tregua, dovrei essere molto bravo a lavorare anche sotto quell'aspetto. E comunque parliamo anche di un settore dove la formazione è importante, quindi bisogna fare formazione continua e reggere il tiro, ovviamente, di quelli che sono stress e burnout, perché la pratica psicologica può essere veramente molto impegnativa a livello emotivo e proprio a livello di stress. Quindi allora, se quello che hai visto ti piace, se pensi di essere portato, se pensi che questa sia la tua vocazione, cosa stai aspettando? Iscriviti, inizia, fallo, molla tutto e riprendi, perché non c'è niente di più bello di fare un qualcosa per cui sentiamo una vocazione, che abbiamo quella fiamma che ci fa illuminare e dici: ok, io voglio fare questo. Non importa se hai iniziato qualcos'altro. Ritorna, si può sbagliare, lo sbaglio è una cosa umana, ma comunque siamo sempre in tempo a ritornare sui nostri passi. E comunque, se hai iniziato questo mestiere e hai visto che non ti piace, non ti preoccupare, c'è sempre un'altra strada. Però l'importante è seguire quello che è la nostra vocazione. Come dicevo prima, la realizzazione, la tua realizzazione passa attraverso come tu ti collochi nel mondo del lavoro. Quindi sicuramente trovare il tuo punto, il tuo posto, farà sì che tu possa avere una vita più soddisfacente. Detto questo, se ti è piaciuto il video, mi raccomando, like e lasciami nei commenti le tue impressioni. Ciao!